un pezzo scritto pensando un po' alla lontananza delle persone che si trovavano sempre in difficoltà nei tempi in cui c'era, diciamo, questa persecuzione. Quindi voglio dire una cosa, che anch'io sono rimasto un po', diciamo, mandato fuori strada dalle lezioni di storia che ci hanno mandato, che ci hanno tramandato i libri di scuola, in cui praticamente io credevo veramente che questi Borboni erano dei tiranni e dei persecutori della gente. Invece poi mi sono accorto, leggendo e facendo delle mie ricerche personali, che non era così, erano degli uomini che erano dei re, dei genti che portavano avanti con bene, e dove ci voleva anche il pugno forte Vedremo poi cosa ci racconterà e cosa ci spiegherà anche Lucio D'Agostino. Dico solo che la storia è fatta anche alcune volte di calcoli matematici, 2 più 2 fa 4. E allora, se a quell'epoca, poi abbiamo visto il filmato e ci diranno di più, il sud, la Sicilia, la Calabria erano in auge ed erano abbastanza ricche, e oggi sono messe alla mercé del nord padrone, un momento di riflessione almeno su questi dati, 2 più 2 ripeto fa 4, va fatto. Allora, Angelo Fulfo. Ok. E moltissimi piedi di montagne, e aleggi del sumacchio di briganti, sumacchio nostro cori non lo sposta, non siamo mani veri in carne d'ossa. E nuchissima gente la spronti, e di fermarmi per di limonti, o sangue scorre dintre i nostri vini, e siamo mani vere e malandrini, avimo peo di duro come roccia, e a legge più di tanto non disposta, e avimo aspri per licore in mani. Perciò tu stasera si vedetta, mentre tu passa montagne su palestra, non siamo per lupi da boscaglia, e siamo pronti per ogni battaglia. Guarda, stimuti dalla forma in un castello, e l'ombra sua è come un mantello, la volge e gli stringe a tutti quanti, e i casi nostri sono sti montagni.